Meghan e Harry hanno criticato i loro recenti progetti con un commentatore che ha affermato che il Regno Unito non vuole che la coppia torni. A Meghan Markle e al principe Harry è stato detto di rimanere in America dopo aver affermato di aver bruciato tutti i loro ponti nel Regno Unito. La presentatrice televisiva Nana Akua ha criticato i Sussex tra i rapporti che stavano negoziando per partecipare all'incoronazione. Ok, lasciami chiarire una cosa. Io come membro del pubblico britannico non voglio che tu e Meghan, all'incoronazione, ha scritto Akua per GB News. Ha continuato. È un evento statale, non un affare di famiglia che alla fine viene pagato dal contribuente britannico, dalle persone che vivono nel paese che stai insultando e dal paese che ha pagato per la tua educazione privilegiata e ti ha concesso il tuo titolo. Ha continuato a criticare il libro di memorie del principe Harry, Spare, che ha definito un libro imbarazzante. Il nuovo libro del duca ha fatto esplodere la famiglia reale, lanciando accuse a diversi membri, tra cui Camilla, la regina consorte e il principe William. Ha anche fatto irruzione in quella che ha definito la ricerca della privacy dei Sussex, facendo riferimento a un podcast di Spotify, alla serie Netflix e all'ormai bestseller Spare. Citando le trattative in corso dietro le quinte per il duca e la duchessa del Sussex, per partecipare all'incoronazione, Akua ha esortato Meghan e Harry a rimanere in America. Bene, ora sono tutti tuoi. Puoi tenerli, hanno bruciato i loro ponti qui, ha scritto. Tuttavia, se i sondaggi recenti sono qualcosa su cui basarsi, gli americani potrebbero rivolgersi anche a Meghan e Harry. Un recente sondaggio statunitense ha mostrato che l'indice di gradimento del principe Harry è sceso di 45 punti, da più 3,8 di dicembre a 7 di gennaio. Allo stesso modo, la duchessa del Sussex è scesa di 36 punti dai più 23 di dicembre ai meno 13 dell'ultimo sondaggio. Il sondaggio Redfield Wilton ha intervistato 2000 elettori statunitensi idonei.